Eccomi qui, sono uscito qui alla stazione JR di Shinjuku. Sono davanti a Studio Alta. Voglio iniziare a fare questi video. Sono delle specie di passeggiate in cui vi illustrerò un attimino. Se voi venite a Tokyo per pochi giorni, 2-3 giorni o meno, anche se avete 24 ore a disposizione, qui vi spiego alcune tonde, chiamiamole così, in cui potete vedere alcune cose principali di questo quartiere. Inizio subito allora qua da Studio Alta, ve lo ripeto, questo è Studio Alta, questa è la stazione JR. Voi praticamente, ok, uscite da Studio Alta, iniziamo a fare la prima tonda, no? Fate conto che questa è la partenza, ci sono tre giri da fare. Adesso facciamo il primo giro, praticamente Studio Alta, qui c'è la stazione, siete usciti, ok, girate subito qui a destra, qui c'è quello della polizia, e girate da questa parte, ok? Ve lo faccio rivedere. Studio Alta praticamente qui davanti a voi, seguite questa strada e vi faccio vedere un po' la camminata, che io consiglio, non è solo un consiglio, è un obbligo. Nel senso che se voi venite a Shinjuku solo per capire da che parte andare, per passare da est a ovest, vi assicuro che se lo trovate, siete fortunati, ci mettete poco. Soprattutto se passate dall'interno della stazione, ma quello non vale, perché non si può, perché dovete passare due cancelli e non si può, a meno che non vi fanno passare. Cioè, vi fanno passare, per carità, però non è... Non si potrebbe, insomma, no? Entrare e uscire nella stessa stazione. Quindi, seguite questi miei consigli. Dicevo, qui giù c'è Studio Alta. E proseguite da questa parte. Intanto potete anche vedere la gioventù di Tokyo, che oggi non va a lavorare, giustamente, perché chiaramente, essendo mercoledì, uno dice, chi me lo fa fare? Ecco, qui sono arrivato praticamente a un punto chiave. Vi voglio far vedere questo punto chiave, che è abbastanza importante, perché allora, c'è questo palazzo sulla destra, questa è la stazione JR, c'è questo palazzo. Proseguendo dritti andiamo a fare una passeggiata, proseguendo da questa parte andiamo a fare un'altra passeggiata, sono due separate. Adesso mi salutava e mi salutano tutti, cioè io praticamente dovrei andare in giro sempre con la telecamera, perché se ando in giro con la telecamera la gente mi saluta, se no non mi caga nessuno, non ho mai capito il motivo. E dicevo, qui siamo a un punto chiave, qui stanno costruendo questo palazzo, ma voi sempre prendete per i palazzi come riferimento, ma non come riferimento assoluto, perché potrebbero anche distruggerli da un giorno all'altro, e capita spesso a Tokyo. Quindi adesso proseguiamo dritti, ok? Lo vedete, Studio Alta è laggiù in fondo e praticamente voi dovete venire di qui, vi faccio rivedere, ecco qua. Ok, proseguiamo dritti. Dopo un'altra tonda, ci rivedremo qua la prossima tonda, diciamo, la prossima passeggiata. Ci rivediamo in questo punto. Quindi la prossima passeggiata ripartirà da lì, non dalla prima. Praticamente voi andate dritti. A me veramente, cioè, e la gente di Tokyo, ma in Giappone in generale, mi fa impazzire, soprattutto allora i ragazzi sono dei geni come stile, io pagherei, no, per avere uno stile del genere, e le ragazze anche, comunque, cioè, tra ragazzi e ragazze c'è veramente una cosa da paura, come direbbe Giacobazzi. Praticamente in questo momento sto arrivando in un altro punto chiave, diciamo, lo chiamiamo così, però un po' meno chiave di prima. Questo davanti è Takashimaya Times Square, ma quello non c'entra. Qui a sinistra c'è un pachinko, questo è abbastanza famoso perché molte fotografie la gente le fanno da lì, no? Non ho ben capito il motivo, vi dico, perché poi sono un po' curioso di vedere cosa stanno vendendo lì, forse riviste? Boh, sì. E, no, dicevo lì sotto, vedete, sta vendendo qualcosa, ma... Boh.
e dicevo che tanta gente, per fare una foto un po' particolare, si mette su questa ringhiera, fa la foto qua e pensano di aver fatto la foto del la foto geniale. In realtà non sanno che la fanno tutti questa foto. Anche la prima volta che sono venuto in Giappone, ho fatto la foto da lì, ho detto "Madonna che genio!" Ho detto "Madonna che genio!" Invece no, perché l'hanno fatta tutti. Bastate che cercate su Flickr, se cercate Tokyo Shinji, questa foto qua c'è dappertutto. Dicevo, c'è questo palazzone, studio alto qui giù, qui davanti c'è Takashimaya Times Square. E voi che fate? Anzi, fatemi vedere un attimo che stanno a vendere questi. Ah sì, libri e riviste, ok. Niente, salite queste scale, ok? Voi dovete salire queste scalette. Faccio un po' una cosa d'effetto, perché sennò vi stufate anche. Sì, devo un po' migliorare la mia Steadicam perché è un po' rudimentale l'animazione mia. Non la Steadicam, ma questo metodo così di filmare in giro. Allora, salite dalle scale, siete qua a Lumine 2. Ecco, adesso ho un po' di fiatone perché venire su così. Questo Takashimaya è un centro commerciale, tra l'altro stava anche fallendo, credo, e poi invece l'hanno salvato e così. Credo, ho detto, perché me l'hanno detto, non ho verificato. Vediamo un po' di sticker qua. Ma mi piacciono questi sticker in giro. Li ho filmati anche altri giorni, ma belli, no? Dicevo, arrivate qui, no? Che questa è l'uscita sud di Shinjuku. Questa sarebbe l'uscita sud-est in realtà, ma qua avete due possibilità: o entrare qui a Lumine 2, ma e vabbè, noi andiamo di qua che è un po' più carino, ma anche da mostrarvi come funziona qui. Proseguite diritti, questo davanti è il Park Hyatt, cioè la Hyatt Tower e il Park Hyatt, che sarebbe un hotel dove hanno girato Lost in Translation, tanto per capirsi. È un hotel molto bello, io sono stato su a mangiare in questo hotel. Qui c'è Takashimaya, la Docomo Tower lì. Adesso non so se ve l'ho indicata correttamente, comunque spero di sì. E qui praticamente arrivate sempre a Lumine 2, così si dice. Allora, in questa direzione praticamente c'è Park Hyatt, Washington Hotel, il Business Hotel che conosco io e che non ho mai scritto sul mio sito, non ho mai rivelato perché è un po' una mia scoperta, che è molto carino, costa 8.000 yen a notte, non è poco, ma nemmeno tanto considerata la zona.